No, Jeremias Rodriguez non andrebbe squalificato dal FVIP per le parole su Simona Izzo. Quello che Jeremias Rodriguez ha detto di Simona Izzo è indecoroso, imbarazzante e poco rispettoso nei confronti di chiunque sia stato sfiorato da problemi di depressione nella sua vita. Non è questo il luogo in cui ci interesseremo della situazione specifica di Simona Izzo, ma le affermazioni di Rodriguez, soprattutto alla luce della risposta di Ricky Tognazzi, marito della Izzo, aprono a una considerazione sulla liceità di certe affermazioni rispetto ad altre. La domanda che molti si stanno ponendo è: il Grande Fratello prenderà provvedimenti contro Jeremias, dopo la severità adottata nei confronti di Marco Predolin? Cosa ha detto Jeremias Rodriguez a Simona Izzo? Ricapitolando per chi avesse perso qualche puntata, dopo una lite piuttosto accesa avvenuta nella casa, Jeremias Rodriguez ha insultato Simona Izzo definendola una depressa di merda che prende psicofarmaci per stare bene, per fare un sorriso, per svegliarti dal letto. Parole dure e pronunciate sull'onda della rabbia, con la noncuranza di chi forse non si rende conto di cosa stia dicendo realmente. Non si sa per quale motivo Jeremias le pronunci, se le sue parole abbiano fondamento e se la Izzo abbia veramente questo tipo di problema, non è questo il posto per scoprirlo. Fatto sta che Ricky Tognazzi, marito della regista, ha risposto a Jeremias Rodriguez che lo attenderà fuori dalla casa, insieme ai suoi avvocati. Jeremias e Predolin, due pesi e due misure? Qual è il punto della questione? Che quando pochi giorni fa, dopo l'eliminazione tempestiva di Predolin, si è provato a discutere dell'opportunità di un'esclusione per una bestemmia, che tale non era, almeno per legge, molti tra i favorevoli a quella decisione difendevano l'idea di dover rispettare la sensibilità delle persone. Giusto, ma a questo punto si dovrebbe dire che anche quella di Jeremias è una frase che offende la sensibilità di quelle persone toccate dalla depressione, direttamente o indirettamente. La sensibilità di qualcuno vale più di quella di qualcun altro? Al Grande Fratello VIP si fanno due pesi e due misure? Il FVIP dovrebbe punire Jeremias Rodriguez? Eccoci dunque alla domanda fatidica: Jeremias Rodriguez dovrebbe essere squalificato dal Grande Fratello VIP? No, non dovrebbe, così come non doveva accadere a Predolin, a rigor di logica. In questo ha ragione Belen quando, per giustificare in parte le brutte parole del fratello Jeremias, afferma: se avessimo una telecamera attaccata al collo ogni giorno sono convinta al 1000 per 1000 che ne vedremmo delle belle, perché l'essere umano è fatto di chiari e oscuri, tutti. E chi davanti alle telecamere non sclera mai, e non dice mai una parolaccia e non manda mai a quel paese nessuno, scusatemi ma sta recitando. Non sto giustificando i momenti di rabbia, ma vorrei sapere chi è che non l'ha mai fatto. Non si può decidere arbitrariamente cosa si possa o non si possa dire e, soprattutto in un programma in cui si inquadrano 24 ore al giorno per quasi 3 mesi delle persone chiuse in una casa, non ci si può aspettare che queste non siano in qualche modo portate a stare sempre in equilibrio tra ciò che è concesso e ciò che è eccesso. A porre dei divieti può essere solo la legge, se un concorrente facesse apologia di fascismo in casa, quello sì che dovrebbe essere certamente squalificato, e non solo.